Benvenuti a tutti. Oggi è venerdì 24 giugno 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Venerdì perfettamente dialettico. Lavoro impegnativo, ma con un occhio già proiettato al weekend. L'umore è dunque alto, almeno dal pomeriggio, dopo una mattinata burrascosa, sotto il tiro della quadratura Luna-Plutone, causa di contrattempi in azienda o di mancato accordo con l'interlocutore. Sembrava ormai cosa fatta, pronta per la firma, e invece, tutto da rifare. Non perdetevi d'animo, del resto non è vostra abitudine, nel pomeriggio le cose cambiano in meglio, a cominciare dal passaggio della Luna che si sposta favorevolmente, mentre il Sole, al quale è legata da un sestile, vi illumina la mente e lo spazio circostante. Così non avrete più scuse, se sbaglierete non sarà colpa dei malintesi ma soltanto ed esclusivamente vostra. Infatti non sbaglierete, anzi troverete una corsia preferenziale per concludere tutto in fretta e bene, guadagnandovi i non frequenti complimenti del capo. E finalmente liberi tutti, prima tra tutti la fantasia, con ali di farfalla colorate, più potente di quelle di un aeroplano. Vi porterà in giro attorno al mondo, meglio ancora nell'isola dell'amore, dove tutto diventa lecito e a portata di mano, parola del vostro astro guida Venere, che da oggi cambia alloggio fermandosi in Gemelli, segno d'aria, giovane e malizioso, intrigono al vostro. Passeggiate e viaggi in vista. Inviti ad uscire, appuntamenti, gite, weekend. Una meta è vicina e ci si è incamminati verso di essa. Si è sulla buona strada, si va verso qualcosa. Per i single si prospettano nuovi e interessanti incontri e appuntamenti. Per chi vive un amore deludente, meglio sarebbe valutare se realmente è il caso di proseguire in un rapporto che vi crea solo problemi e frena le vostre energie. Non lasciatevi intenerire dai problemi del partner, pensate e decidete. Avrete un periodo piuttosto critico. Cercate di avere pazienza e di essere cauti. Non fare affidamento sui falsi amici. Potrebbero deluderti nuovamente. Cercate di studiare il modo in cui potete risolvere quel problema che vi assilla, in effetti con un po' di sacrificio e tanta costanza potreste finalmente risolverlo. Fermezza, unitamente ad educazione e tanto tatto, dovrebbero essere sufficienti per affrontare una persona che vi sta creando qualche problema di troppo. Non desistete dai vostri propositi e portate avanti le vostre idee. Se sono sbagliate lo chiarirà solo il tempo. Per chi ha deciso di concedersi una vacanza buone e nuove, incontri piacevoli e interessanti. Per chi ha deciso di lavorare o studiare, fatelo al meglio. Mettete in conto contrattempi e imprevisti che oggi non mancheranno, in particolare c'è la possibilità che si creino dei malintesi importanti. Oggi potreste smarrire qualcosa di importante, attenti a chiavi e oggetti preziosi. Attenti al bancomat. Pettegolezzi sul vostro conto o su quello del partner, cercate di tenere un profilo estremamente basso e di dare meno peso alle dicerie che si vanno facendo in giro ma lavorate per smentirle. Oggi è un giorno in cui vi sentirete sicuri di voi stessi, fortunati e non guasterà un pizzico di ambizione, un Gemelli potrebbe aiutarvi. Cancro e Sagittario vi potrebbero ostacolare. Avete avuto abbastanza benefici finanziari in questo ultimo periodo, ora è meglio mettere da parte qualcosa, se volete essere protetti per il futuro e non dover ricorrere a prestiti o cambiali quando vi troverete di fronte una spesa troppo ingombrante. Quando affrontate certe situazioni dovreste cercare di essere più positivi, altrimenti rischiate di smarrire il vostro vero obiettivo e vedervelo sfuggire di mano. Non rimpiangete ciò che oramai avete salutato per sempre, c'è sempre qualcosa di nuovo sia in amore che in affari che vi farà dimenticare il passato. Adesso non è il momento di tagliare le cose con la scure, di dire o questo o niente. Cercate invece di trovare un compromesso per accontentare voi e gli altri. Nel segno amico fidato dell'Acquario transita uno dei vostri pianeti paladini, Saturno e amplifica la logica, la voglia di programmare e sistemare molti aspetti della vostra vita, specie se siete nati nella terza decade. Vi guardate infatti attorno,
vi informate con vari strumenti, senz'altro con i rapidissimi social media e cercate di scoprire cosa l'ambiente propone. La vostra voglia di vedere gente, di uscire e di divertirvi, infatti sta montando ed è abbastanza intensa. La vostra forma fisica si presenta discreta, ma, con Mercurio e da oggi Venere in Gemelli, è principalmente la forma mentale a essere brillante. Senso dell'umorismo, freschezza nell'approccio sociale, leggerezza in genere in ambito familiare e amicale, non vi mancano. Luna all'opposizione per tutta la mattinata, oltretutto in quadratura a Plutone che dal cappello a cilindro sfodera vecchie ruggini e rancori mai digeriti. Anche il sole alto nel cielo in quadratura non fa che gettare impietosamente luce su verità che al momento non siete pronti a recepire, ma piuttosto che non saperle mai è meglio fare uno sforzo e affrontarle una a una. Una dolce sorpresa però c'è in serbo per voi, il passaggio di Venere in Gemelli, segno d'aria come il vostro che vi parlerà d'arte, di vacanze o dell'incontro con una persona che non riuscite a dimenticare, ma tranquilli, nemmeno lei ha dimenticato voi. Amore ed Eros. L'amore ha un volto, un nome e un accento straniero, o comunque distante almeno per quanto concerne la vostra regione di nascita. Obiettivi sentimentali realizzati solo a metà, ce n'è ancora di strada da fare prima di considerarsi pienamente appagati. Se sognate di mettere su famiglia ne passerà ancora di acqua sotto i ponti, quanto ai pupi per il momento nemmeno l'ombra, il destino vuole che attendiate ancora un po'. Fibrillazione per una persona conosciuta in viaggio che di tanto in tanto si fa sentire, troppo poco per chiamarlo amore, ma già troppo per una semplice conoscenza. Chiedete ai tarocchi il responso veritiero. Un rapporto che sembrava non conducesse da nessuna parte, comincerà a dare qualche segnale di ripresa. Basterà un dialogo a farvi capire che sono molte le cose che avete in comune. State corteggiando una persona che sembra non volerne proprio saperne, ma voi non demordete, continuate a mantenere questo assedio serrato. Presto, capirete, se questa vostra fiamma avrà finalmente capitolato. Chi invece ha ancora un cuore solitario, riscuote successi mondani strepitosi che gli consegnano la percezione di un suo fascino sempre intatto. È l'ideale per lanciarsi alla conquista di nuove altre esaltanti mete sentimentali. Lavoro e denaro? Belle novità e grandi notizie per i creativi che viaggiando trovano ispirazioni meravigliose. È la casa, la città, il solito tran-tran a deprimervi fiaccando la vostra vena artistica. Anche i litigi col partner non portano nulla di buono, avete bisogno di liberare la mente per orientarvi su nuovi percorsi e nuovi input. Così così le trattative commerciali o i colloqui di selezione, chi vi esamina non è bonario e cerca il pelo nell'uovo. Fortuna invece per gli studenti alle prese con gli esami universitari, tra gli assistenti troverete chi ha un occhio di riguardo per voi. Le tue idee sono buone, ma devono essere modificate, sembra che tu stia prendendo in considerazione solo una prospettiva. È il momento di guardare l'altro lato della medaglia e regolare la tua posizione di conseguenza. Non vi curate di alcune imperfezioni seppure oggi siete di fronte al PC a lavorare. Con la buona volontà tutto si può aggiustare e riprendere in modo sereno. Benessere. Con un tocco esotico il fascino ci guadagna, a una festa fate furore e con tanti occhi puntati addosso guadagnate autostima e sicurezza. Qualche svarione ormonale ogni tanto ci sta, veicolato dalle alte temperature che non danno tregua e infondono a tutti uno spiacevole senso di debolezza. Aiutino dalla frutta, con i suoi zuccheri naturali vi aiuta a tenervi su. Centrare te stesso deve essere parte del tuo programma quotidiano. L'esercizio fisico è un ottimo modo per farlo. Quindi gestisci attivamente la tua dieta, in modo da sapere cosa aspettarti da ciò che mangi. Per lei, quante amiche avete nel mondo, conosciute col progetto Erasmus, con l'Interrail, con un'esperienza oltre confine. Avete ragione a sentirvi cittadine del mondo, passate con nonchalance da una latitudine all'altra, da una lingua all'altra, da una cucina all'altra senza fare una piega. Per lui, B e i progetti per il prossimo weekend, ormai imminente.
In compagnia c'è la sirena sulla quale avete messo gli occhi da un po' e da come vi guarda sentite di non esserle indifferente. È tempo di fare la prima mossa. Colore delle emozioni, rosa orchidea. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 7. Finanze, 7. Benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.